Welcome to Tombadura TV and to program 3 of Cosiese Vi Pare, a play by Luigi Pirandello and performed by the Italian Drama Company. Enjoy segment 1. Mrs. Frawler returns for a second visit. This time she's received with some reservations. She proceeds to undo the work made by Mr. Ponza. She reports that Mr. Ponza has said about her that her daughter died 4 years earlier, that she's mad, and that he doesn't want her to see her daughter. She explains that Mr. Ponza is a bit of a sex maniac who was too active with his wife. He became violent when she became anorexic. The daughter was brought back to good health again in a health house, and Mr. Ponza only accepted her when he married her a second time. Permesso? Sì. C'è di nuovo la signora Frola. Una casa dei pazzi. Oddio, e come facciamo adesso se non possiamo più levarcela da dosso? Sì, capisco, sapendo la pazza. Chissà che altro verrà a dire adesso. Come vorrei sentirla. Sì. Avrei anch'io curiosità, non ne sono mica convinto io che sia pazza. Ma sì, mamma, non ci deve paura. È così tranquillo. Sì. Bisognerà ricevere, l'accetto. Sentiamo che cosa vuole. Nel caso si provvederà. Ma seduti. Bisogna stare tutti seduti a passare. Aiutatemi, per carità, io non so come parlare. Lavorisca, signora Frola. Sì, permesso. Ah, venga, signora. Sono ancora qui le mie amiche. Che mi guardano. E anche lei, mia buona signora. Come una povera pazza, vero? Ma no, cosa dice, signora? Meglio lo sgarbo, signora, di lasciarla dietro alla porta come feci io la prima volta. Non avrei mai supposto che lei dovesse ritornare a costringermi a questa visita, di cui purtroppo avevo previsto le conseguenze. Ma no, signora, noi siamo lieti di rivederla. Sì. Creda, signora. Sì. La signora s'affligge. Non sappiamo di che. Lasciamola dire. Non è uscito ora di qua, mio genero. Ah, ma sì, signora, ma è venuto per parlare con me di 100 cose di ufficio, ecco. Sì, questa pietosa fuggiva che ella mi dice per tranquillizzarmi. Ma no, signora, stia sicuro, le dico la verità. Era calmo almeno, ha parlato calmo. Sì, calmo, capisco, è vero. Dio, signori, ma loro credono di rassicurare me. Mentre vorrei io al contrario rassicurare loro sul conto di lui. Ma di che cosa, signora? Se le ripetiamo che... Ha venuto qua per parlare con me di 100 cose dell'ufficio, ecco. Ma io vedo da come mi guardano. Abbiano pazienza, non è per me. Da come mi guardano mi accorgo che egli è venuto qua a dar prova di ciò che io per tutto l'oro del mondo non avrei mai rivelato. Lor signori, mi sono tutti testimoni. Che poc'anzi ho qua, alle loro domande, che credano, sono state per me molto crudeli. Non ho saputo come rispondere. E ho dato loro di questo nostro modo di vivere una spiegazione che non può soddisfare nessuno. Lo riconosco, ma potevo dir loro la vera ragione? O potevo dir loro come va dicendo lui che la mia figliola è morta da 4 anni, che io sono una povera pazza che la crede ancora in vita e che lui non me la vuol far vedere? E come? La sua figliola? Ecco, vedono che è vero. Perché vogliono nascondermelo? Ha detto loro proprio così. Sì, difatti, ha detto. Ma se lo so, e so purtroppo che turbamento gli cagiona il vedersi costretta per questo di me. È una disgrazia. Una disgrazia, signor consigliere, che attraverso tanti sacrifici, tanti dolori, si è potuta superare. Ma così, a patto di vivere come viviamo. Capisco, Si deve dar nell'occhio alla gente. Creare scandalo, sospetti! Ma d'altro canto, se lui è un ottimo impiegato, zelante, scrupoloso, lei lo avrà già sperimentato, certo. No, per dire la verità, signora, ancora non ho avuto occasione, Per carità,
Non giudichi dall'apparenza, è ottimo. Lo hanno dichiarato tutti i suoi superiori. Allora, perché continuare a tormentarlo con questa indagine sulla sua vita familiare? Sulla sua disgrazia, ripeto, già superata. No, no. E che a rivelarla potrebbe anche comprometterlo nella carriera. No, no, signora, non si applica così. Nessuno vuole tormentarlo, eh? Ah, Dio mio! Come vuole che non mi affligga nel vederlo costretto a dare a tutti una spiegazione assurda? Via! È anche orribile! Ma davvero, davvero loro possono credere che la mia figliola sia morta? Eh? Che io sia pazza? Che quella che ha con sé sia la seconda moglie? Ma è un bisogno! Un bisogno, credano, per lui dire così! Gli si è potuta ridare la calma, la tranquillità, la fiducia, solo a questo patto. Avverte però lui stesso l'enormità di quello che dice ed è costretto a dire. Si eccita, si sconvolge, lo avranno veduto. Sì, sì, difatti era un po' eccitato, sì. Sì. Oddio, allora è lui? Ma sì che deve essere lui, signore, io l'ho detto. Ma no, no, che credono? Ma secondo voi lascerei sola la mia figliola con lui se davvero fosse pazzo? Ma... no, no! E poi, lei, signor consigliere, la prova la può avere dall'ufficio, dove adempie a tutti i suoi doveri come meglio non si potrebbe. Well, the plot thickens. Stay tuned.